prende il premio. Carmelina Rotundo, insegnante, giornalista e poetessa, operatrice culturale e sociale presso la Confraternita della Misericordia di Firenze, riceve il premio speciale della giuria per aver organizzato il premio letterario Sacra Vita, curato la relativa antologia e essere naturalmente anche lei un giudice di gara. Perciò, cara Carmela, complimenti vivissimi da Lili Brogi. Grazie. Devo dire che molto del lavoro cioè, è di Giovanna Moraglia, io sono una piccola parte, piccolissima. Va bene, perché anche la tua ha il suo valore. Ti do una foto insieme. Sì, sì. Un'antologia per la Carmela. Sì. Grazie. Ora ti do un paio. Allora, ora prima di proseguire e finire la premiazione con le sezioni di poesia inedita e di poesia edita, un altro brano della chitarrista Daria Fedotova. Allora, darei il premio a Marco Gori con questo premio speciale per la fiorentinità. Marco Gori viene a prenderlo, è un poeta fiorentino, innamorato della sua città e scrive a gran ritmo bellissime liriche in onore di Firenze. Poeta della fiorentinità. Marco. Grazie di questo premio alla giuria Lili Brogi. Ho ritenuto opportuno scrivere insomma, questa poesia su Firenze, essendo diciamo, in qualche maniera nato nel centro di Firenze, la città che amo e che non cambierei con nessun altro al mondo. Allora, terzo premio a Federica Bianchi per la poesia edita. Non so se è presente Federica Bianchi o qualche parente. Ah no, l'amico, benissimo, la ritira un amico. Come? Io ora non so se è edita o inedita. Comunque qui c'è scritto edita, vabbè, sarà inedita. Sì, sì, vabbè. Questo come si chiama? Un altro genere. E ti do il quadro per lei. Attento. Aspetta, devo scrivere. No, non è.
Si fa fotografare due volte, l'iperfotografato. Complimenti, bravo. Ora, secondo premio a Gerardo Aliata. Poesia edita. Questo glielo davo volentieri io. Gerardo Aliata è venuto da lontano, sicché facciamo... Prego? Da Palermo, sicché dobbiamo fargli un grandissimo scroscio d'applausi. Bravo Gerardo, bravo. Venga, giù a due parole. Buonasera, io sono molto contento di prendere comunque un premio a Firenze. Qui da buon palermitano mi lega la cultura, da famiglia mi lega la terra di origine, io sono pisano di origine, diciamo quasi 1000 anni fa, e la voglia di probabilmente di ritenere che la cultura, sotto qualunque forma, sotto qualunque cosa, sia soltanto la gioia delle persone. Come poeta dico che mi fa piacere che mi avete premiato, perché vuol dire che ci sono altri sciocchi e altri ingenui come me. Grazie. No, altri no. Essere un poeta secondo me è una fortuna. Perché? Perché tutti si vive e tutti si respira. Però purtroppo alcuni di noi sono stati dotati, tipo il nostro amico, di qualcosa di particolare che è la poesia. E questa è una grazia che tocca a qualcuno, non a tutti. E quando l'hanno non capiscono che grande dono hanno avuto. Bisognerebbe dare uno sguardo agli invalidi e allora rendersi conto di cosa vuol dire essere un poeta. L'abbiamo fatta per i primi, ma se vuole io sono ben lieta di sfargliela. Sì, sì. Ho voglia, non più una lingua. Guarda, in questi giorni c'ho un'altra me la mandai 3 giorni. Allora, siamo arrivati al primo premio di quest'anno della Pergola Arte. L'anno scorso avrebbe un altro fiorentino, ora qui ci tacceranno di campanilismo, ma vi assicuro che il discorso è veramente... di bravura, purtroppo, cioè meno male ha prodotto un libro così bello, e più che essere un libro bello è anche un libro che ha una qualità in più, tocca il cuore, perché è un libro scritto col cuore e si sente. Queste cose i poeti le sentono a pelle, come si dice oggi, ma è frutto di tanto meditazione, di tanta elaborazione mentale e umana. Ecco, allora primo premio a poesia edita a Lenio Vallati. Aspetta, eh. Allora, Lenio Vallati, scrittore e poeta, di professione capostazione, vince il primo premio assoluto di poesia edita con la raccolta Alba e Tramonto, attraverso la quale ricerca il vero senso della vita come apertura, comunicazione e amore universale,
verso il prossimo, per la costruzione di una umanità migliore alla quale rivolgersi con approccio socio semiologico, comunicativo e lirico, messaggio di speranza quindi da accogliere appunto nell'arco del giorno che va dall'alba al tramonto. Aspetta, ti dà il tuo quadro. Io ringrazio la Pergola Arte, la giuria, e stasera devo dire ho incontrato tantissimi amici e amiche, e questa è la cosa più bella della poesia, che oltre l'armonia, oltre la bellezza, ci fa sentire insieme, ci fa veramente trovare l'amicizia. Questo libro che ho scritto, Alba e Tramonto, io ho cercato di scrivere questa poesia secondo un certo discorso. Per me la poesia prima tutto deve essere semplice, deve capire bene, e poi non deve essere solo bella, musicale, ma deve anche cercare di darci il motivo per andare avanti nella vita, per vivere. Per me il poeta è questo, è colui che, facendo un paragone tra poesia e pittura, il poeta è colui che riesce a dipingere di colore, di azzurro, un cielo pieno di nuvole, ma non perché per gettare così fumo negli occhi, ma veramente per dare, per trovare ogni giorno quella forza di andare avanti e di vivere una vita che spesso riserva tante amarezze, ma con la forza, con la volontà, con i sogni si riesce ad andare avanti. Grazie. Prendi il quadro, Lenio.